L'embargo russo sui prodotti lattieri ha fatto sprofondare il prezzo del latte e tra pochi mesi, il prossimo aprile, il sistema delle quote finirà per sempre. Allora, come aiutare i produttori senza usare soldi pubblici con strumenti di garanzia e assicurazione che compensino le perdite? L'abbiamo chiesto a Paolo De Castro, coordinatore socialista per l'agricoltura. Allora, Paolo De Castro, la prima domanda viene dal mondo dell'industria. Ascoltiamo. Let me ask you a question about market stability. How do we get there that in the agricultural and dairy products markets, with respect to Russia, we get the same level of stability than we see in other sectors, like in the energy sector? Because if you look at the energy sector, whatever is at stake at geopolitical level, there was always a safe supply and a safe market for Russian energy in Europe. Il problema è molto serio, il problema della instabilità dei mercati agricoli riguarda il latte certamente, riguarda moltissimi altri prodotti dell'agricoltura. Noi abbiamo una volatilità che è conseguenza proprio del fatto che l'Europa ha smantellato gran parte degli strumenti di gestione del mercato. Il paragone con il mercato dell'energia mi sembra ovviamente un po' azzardato. Mi permetto di interromperla perché forse dobbiamo ricordare che stiamo parlando come ultimo episodio dell'embargo russo, tra l'altro sui prodotti lattiero, se si dice così. Lattieri. E le conseguenze che quindi certi paesi come la Francia, l'Italia si ritrovano ad avere molta produzione, quindi il prezzo cala ancora di più. Diciamo che l'embargo russo sicuramente è una concausa, ma l'instabilità dei prezzi dei prodotti agricoli e del settore lattiero caseario è sicuramente figlia di altri aspetti. Per esempio abbiamo un crollo della domanda, i consumi stanno calando perché l'Europa è in crisi, quindi i consumatori calano e perché abbiamo avuto uno straordinario andamento produttivo, quindi abbiamo avuto delle abbondanti produzioni di fronte a un consumo che è calato. In più l'embargo russo che certamente ha avuto la sua parte. Ma l'Europa deve sostenere la produzione o deve soltanto adeguarsi a un mercato che cambia? Sull'embargo russo l'Europa farebbe bene generale. A evitare di fare le sanzioni, perché questo ping pong tra Europa e Russia fa solo danni all'Europa e pochi danni alla Russia, per cui non credo sia la strada giusta per risolvere i problemi dell'Ucraina. Per quanto riguarda l'Europa, quello che io penso sia necessario fare è trovare assolutamente un'occasione per rimettere in pista strumenti di gestione del mercato. Cioè, noi abbiamo pensato che il mercato da solo, la liberalizzazione, risolvesse tutto. Stiamo avendo la prova che non è così. Quindi lei sta dicendo che in pratica, per capire tutto questo, in pratica quando il prezzo va troppo giù devono arrivare soldi europei o comunque soldi pubblici per compensare queste perdite. Che non devono essere però sotto forma di un'integrazione di prezzo, ma devono essere strumenti che aiutino gli agricoltori, gli allevatori ad assicurarsi attraverso forme quindi di gestione privata del rischio, non attraverso semplicemente integrazioni di prezzo, come si faceva prima del 92. Perché sarebbe anche una concorrenza sleale verso altri settori, perché un libero professionista in tempi di crisi non può essere aiutato. Noi questi sistemi li abbiamo abbandonati già nel 92. Ora si tratta, come abbiamo, ripeto, fatto nella riforma della PAC, introducendo strumenti di gestione del rischio. Sono forme... Per esempio, degli piccoli esempi, cos'è? Esempio, un istituto di garanzia, credito? Fondi mutualistici, sostenere la nascita di fondi mutualistici tra agricoltori. Accesso al credito. Non accesso a un credito generico, no, strumenti di gestione dei rischi o attraverso sistemi assicurativi o attraverso sistemi multirischio. C'è proprio la possibilità, in alcuni paesi già succede così, negli Stati Uniti già è così, c'hanno le compagnie assicurative che consentono agli agricoltori di assicurarsi sui prezzi. Va bene, seconda domanda, Confederazione Contadina in Francia. Avec la libéralisation du quota, nous avons l'impression que la politique européenne détruit l'emploi paysan et vide plusieurs régions. Quel outil pourra garantir une répartition géographique de la production laitière en assurant un revenu décent pour tous les producteurs de lait européens? Il signore dice nel 2015 cesseranno le quote latte. La preoccupazione è che senza questo sistema di gestione dell'offerta attraverso le quote latte ci possa essere ulteriori tendenze al calo dei prezzi che già si sta verificando. Cosa possiamo fare? Beh, innanzitutto dobbiamo dire, sebbene io personalmente sia a favore del mantenimento delle quote, come altri colleghi. Quindi è stata una cattiva idea, una cattiva decisione. Però comunque abbiamo già votato. Abbiamo votato due volte, per due volte non c'è una maggioranza in Parlamento né c'è una maggioranza in Consiglio per mantenere il sistema delle quote. Allora, ascoltiamo l'ultimo intervento che è sullo stesso tema delle quote e poi magari ci spiega un po' meglio in questo pacchetto latte che cosa ci dovrebbe essere concretamente. There are no market instruments to really bring down this crisis.
So what are we going to do if in April we don't have a milk quota at all anymore? EMB, European Milk Board, has a good responsibility program. Are you going to call for this program? Si tratta di vedere se e come gestire questo post quote per evitare che ci siano contraccolpi, soprattutto per le piccole e medie imprese. Da questo punto di vista è aperto il Parlamento europeo ad ascoltare tutte le proposte, compreso l'European Marketing Board del latte. Cioè avere delle idee che non siano però delle idee che fanno ritornare le quote dalla finestra se le facciamo uscire dalla porta, ma gestione dei sistemi produttivi, del sistema lattiero attraverso un legame geografico, cioè tipo per esempio degli obiettivi di produzione dell'Italia e della Francia, dando incentivi o disincentivi affinché ciascun paese mantenga quel target produttivo, li possiamo esplorare. Paolo De Castro, grazie. In bocca al lupo. Crepi il lupo.